Un saluto da parte di Biagio Mannino a tutti gli ascoltatori di Radio Diffusione Europea e ai lettori de Il Vento di Nord-Est. La vicenda, la possiamo chiamare così, la vicenda Covid-19, che se vogliamo ha portato l'umanità intera a trovarsi in una avventura che ancora richiede molte, molte spiegazioni e gli interrogativi sono molti su quanto accaduto e su quanto purtroppo potrebbe accadere in futuro. Recentemente a Trieste si è tenuta una conferenza dibattito molto interessante, Effetti avversi, silenzio, stampa, e ho avuto modo in quell'occasione di ascoltare il dottor Giuseppe Corbatto, che ho ritenuto essere una persona assolutamente da portare qui da noi ed intervistare. E il dottor Corbatto ha accettato questa proposta. Do il benvenuto al dottor Giuseppe Corbatto. Buonasera, buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori. Dottor Corbatto, insieme a lei noi cercheremo di ripercorrere, di effettuare, se vogliamo, una passeggiata nella storia. Partiamo proprio da quei primi giorni del 2020, quando le notizie che provenivano dalla Cina ci allarmavano forse non così tanto. Guardavamo con curiosità quello che accadeva, l'idea di un lockdown ci sembrava qualcosa relegato così lontano, ma poi dopo improvvisamente siamo stati tutti catapultati in una realtà ben diversa e da lì è iniziata quella che noi possiamo chiamare una vera e propria avventura. Voi come medici, come avete vissuto quei primi momenti? Ma diciamo che sono arrivati, io all'epoca ero ancora medico di base, poi sono passato tra i pensionati 2 anni fa e quindi in quel periodo effettivamente c'è stato un momento di discreta confusione, di mancata comprensione di quello che stava succedendo. Pian piano sono emerse diversi tipi di notizie. Noi si sapeva, cioè, tutti sapevano che c'erano al mondo alcuni laboratori nei quali venivano studiati la possibilità di creare dei virus artificiali e in qualche modo si sapeva che uno di questi era Wuhan, quindi c'erano queste diverse possibili interpretazioni sulla natura del virus e quant'altro. Quello che non si è saputo subito, ma che è iniziato a essere palese qualche mese dopo, attorno a giugno, effettivamente è che questo virus qui, che poteva avere degli effetti abbastanza incisivi sulle persone, sulla salute umana, ma che quello che non si sapeva era che effettivamente poteva essere curabile. In realtà è stato nel giugno del 2020 che da una parte ci sono stati alcuni ricercatori italiani, ma dall'altra parte è nato il Frontline COVID-19 Critical Care Alliance, che è questo centro americano diretto da uno dei più noti pneumologi americani, che è il dottor Pierre Cori, che ha iniziato a ricercare terapie per curare questo virus, terapie diverse da quelle che normalmente venivano usate, nel senso che per i virus non ci sono moltissime terapie normalmente, per il virus influenzale non esistono dei trattamenti specifici. In questo caso, invece, questi trattamenti si sono rivelati utili e quindi, oltre all'impiego di integratori, quindi di vitamina C, vitamina D per sostenere il sistema immunitario, ma anche l'uso di farmaci che normalmente venivano impiegati anche per altre malattie e che si sono invece ben presto rivelati utili nel trattamento del Covid, al punto tale che in alcuni paesi questo mix di integratori e di farmaci veniva inviato in ogni famiglia,
dopo che spesso i vertici dello Stato avevano avvisato attraverso la televisione che ci sarebbe stato un virus che sarebbe diffuso nel paese e che però questo virus era curabile con questi mezzi. Quindi noi ci siamo trovati da una parte quelle che erano indicazioni ministeriali che erano indicazioni molto restrittive e dall'altra parte si è cominciato a vedere che esistevano delle modalità diverse di trattare questo virus. E quindi si è andati avanti un po'. Io ho iniziato a seguire persone attorno alla metà, diciamo luglio, tra luglio e agosto anche a domicilio e quindi negli mesi successivi si sono formati dei gruppi di medici come Ippocrate Org, di cui io faccio parte, e poi le terapie domiciliari che hanno cercato di trattare precocemente le persone e di trattarle con rimedi, con prodotti, farmaci e integratori che erano stati validati dalla ricerca internazionale. Ma le voglio chiedere, voi avete avuto comunque delle difficoltà, se vogliamo, ad uscire di fronte a una linea che veniva invece dettata. A me viene in mente, tachipirina e vigile attesa. Ecco, in questo senso, un medico, quando intraprende un percorso di cura del paziente, è tenuto o meno a seguire un protocollo? Allora, i medici in linea di massima dovrebbero essere liberi di seguire diciamo quella che è la loro scienza e coscienza e quindi in linea di massima non c'è un dovere assoluto nel seguire un protocollo oppure un altro. È successo che in questo contesto, sicuramente la maggior parte dei medici ha ritenuto di seguire questa indicazione, che era l'indicazione ministeriale, di usare la tachipirina e la vigile attesa. Ed è stata diciamo, che era una scelta che dopo si è rivelata essere notevolmente contestabile, prima di tutto perché si è scoperto che il paracetamolo inibiva la produzione di glutatione, che è il farmaco, che è una delle sostanze più antiossidanti che esistano e che viene prodotta dal nostro fegato. E quindi l'irrutazione era una delle sostanze che poi sono state somministrate nei vari protocolli proprio per aumentare il potere antiossidante, quindi diciamo, antinfiammatorio, che per contrastare l'effetto infiammatorio del virus. E dall'altra parte l'intervento doveva essere effettivamente un intervento precoce, perché le terapie precoci hanno dato effettivamente un risultato di gran lunga migliore, quindi una migliore efficacia per quanto riguarda la durata della malattia e anche poi la prognosi della malattia stessa. Nonostante le esperienze di altre realtà, lei citava prima paesi differenti dall'Italia, in Italia invece la determinazione in un'unica direzione è stata portata. Come spiega questa situazione? Ma francamente non posso essere nella testa di chi ha deciso questa cosa qui.
Ovviamente ipotesi possono essere tante, gli errori che si fanno, voglio dire, vengono fatti, sono sempre stati fatti, possono essere stati fatti sicuramente anche a livelli elevati, cioè a livello di decisionale di ministeri della salute e quant'altro. Diciamo che sicuramente fino all'inizio del 2021 non c'era una interpretazione univoca su quella che era la terapia. I dati che non, ufficialmente non c'erano dati certi, c'erano dei piccoli lavori, delle piccole sperimentazioni che erano state fatte sul campo e quindi su un'efficacia sul campo di molecole come l'idrossiclorochina o l'ivermectina, e questo diciamo così molto, molto spesso è stata invocata la scienza, cioè la conoscenza ufficiale, a volte anche notevolmente a sproposito, ma da questo punto di vista scientifico, dal punto di vista dei dati veri e propri, non è che ce ne fossero tanti. Quindi è stato continuato a reiterare questo invito a dare tachipirina e aspettare. Questo è successo, credo, fino a tutto il 2021 per la maggior parte dei medici che si occupavano di Covid, quindi sia delle unità USCA che anche dei medici di base, credo. La maggior parte, ecco, dei medici di base. Continuiamo la nostra passeggiata nella storia del 2020 e fino ad arrivare ai giorni nostri. Arriviamo alla fine del 2020, quando si comincia a sentire parlare in modo assolutamente concreto di vaccini, tant'è vero che a partire dal 2021 il vaccino arriva. Come è stato accolto dal mondo medico l'arrivo di questo vaccino che, se non sbaglio, richiede anche un chiarimento di definizione, nel senso è effettivamente un vaccino o è un farmaco? È un profarmaco, cioè nel senso che la definizione che poi è stata data anche di recentemente riportata è di profarmaco, vale a dire di una sostanza che è in grado di indurre la creazione di un farmaco. La produzione di spike, cioè della proteina del virus, che era quella la parte del virus più dannosa, più capace di creare danno, è stata fatta attraverso la psi o attraverso la somministrazione di un vettore virale oppure attraverso la somministrazione di RNA messaggero. Quest'ultima tecnica, che è stata pensata da un americano, da Robert Malone, è stata abbandonata, era stata pensata per somministrare chemioterapie antitumorali ed è stata abbandonata per l'incidenza di effetti collaterali. Robert Malone in qualche modo poi non dico rinnegata, ma insomma comunque ha abbandonato questo filone di ricerca. Robert Malone attualmente è il responsabile di Ippocrate, referente di Ippocrate Organ negli Stati Uniti. Quindi è stata usata questa tecnica che permetteva la produzione nelle cellule di RNA, di proteina spike. Quindi non è un vaccino tradizionale, il vaccino tradizionale è in pratica un microrganismo, un virus o un batterio che viene, diciamo così, frammentato, viene inattivato e poi viene somministrato per indurre la produzione di anticorpi. Qui gli anticorpi dovranno essere prodotti contro una parte del virus, ma il virus non veniva inoculato, veniva inoculato un'altra sostanza. Quindi tecnicamente, probabilmente, la definizione migliore è quella di un profarmaco.
Nel momento in cui il vaccino arriva, lo chiamiamo vaccino tra virgolette per semplificare, nel momento in cui il vaccino arriva, il mondo medico però comincia a dividersi tra, favorevoli e sfavorevoli. Sì, diciamo che c'è stata una. Ci sono state delle cose anomale. La prima cosa è stata questa. Questo era un cosiddetto vaccino, ma sperimentale, nel senso che ci sono diverse fasi di sperimentazione che devono essere seguite prima di mettere in commercio un farmaco. E queste fasi non sono state completate per quanto riguarda il vaccino quella che è stata applicata era in pratica la terza fase, cioè una fase di sperimentazione di somministrazione di massa del virus. E questo doveva essere accompagnato da una sorveglianza attiva, vale a dire dal controllo capillare di quelli che potevano essere degli effetti collaterali, degli effetti secondari, delle manifestazioni di qualunque tipo. Quindi io quando immetto un farmaco, seguo in terza fase, io ricercatore, i pazienti che stanno assumendo questo farmaco. Li controllo con dei protocolli di check che in qualche modo mi possono aiutare per comprendere effettivamente come sulla massa questo farmaco agisca. E questo non è stato fatto, tra l'altro è stata anche in qualche modo non considerata o poco considerata la sorveglianza passiva, vale a dire quella che viene poi denunciata da eventuali effetti collaterali. Questa era la più grossa perplessità, al di là dell'uso dell'RNA messaggero o del vettore virale, e quindi questo sicuramente è stato la prima cosa che ha destato perplessità e in qualche modo ha un po' effettivamente diviso un po' la classe medica, anche se diciamo divisione non è proprio parola esatta, perché chi ha avuto dei dubbi su questo tipo di procedimento ecco, non costituiva un numero molto grande di medici, però è successo questo. Il 2021 prosegue perché si ritiene fondamentale vaccinare, si procede per passi, prima determinate componenti della società, come appunto quelle legate alle professioni mediche e infermieristiche, e poi via via il 2021 ci ha mostrato anche degli scontri sociali, proprio in riferimento a una obbligatorietà, se vogliamo, indiretta dell'uso di questo vaccino. Anche la stessa componente medica, come lei ci sottolineava, sostanzialmente poi è andata a dividersi tra chi difendeva il vaccino in sé e chi invece poneva in attenzione le potenziali criticità. Siamo arrivati al 2022, abbiamo visto tante problematiche legate anche, come detto, agli aspetti sociali, ma di fatto buona parte della popolazione in Italia è stata vaccinata. E si comincia a parlare di effetti avversi. Qual è la situazione? Come è normale, dopo la somministrazione di qualunque tipo di sostanza in grande numero, questo vale per qualunque tipo di farmaco, man mano che aumentano i numeri, cioè di persone che assumono un determinato farmaco, aumentano anche gli effetti collaterali. Quindi gli effetti collaterali per quel che riguarda questa vaccinazione stanno aumentando, erano già stati, diciamo, una parte era già stata denunciata, diciamo così, dalla stessa Pfizer,
dalle case che hanno prodotto i vaccini, e questo il numero e anche la tipologia di questi effetti collaterali aumenta. Perché diciamo che il meccanismo stesso di questi vaccini induce la possibilità di dare degli effetti collaterali, considerato il fatto che noi siamo tutti diversi, quindi esiste un'individualità importante e questa fa sì che le reazioni che ogni organismo ha nei confronti di una sostanza che viene introdotta possano essere diverse. E quindi ci sono stati degli effetti collaterali che sono per certi versi sovrapponibili agli effetti del Covid, del virus, perché sono legati a delle attività specifiche della proteina Spike. La proteina Spike ha un tropismo, cioè viene, diciamo che crea più facilmente danni in alcuni organi, in alcuni tessuti del corpo, che sono i polmoni, il sistema nervoso centrale e in parte periferico, il cuore, la circolazione, la coagulazione del sangue e l'intestino. Quindi la maggior parte degli effetti collaterali che hanno iniziato a verificarsi sono stati in questi tessuti. Bisogna peraltro dire che la tecnica, normalmente quando io somministro un vaccino, questo diciamo, l'effetto a livello del sistema immunitario, quindi di produzione di anticorpi, si esplica a partire dalla zona di inoculazione normalmente. Per quel che riguarda questi vaccini qui, sono stati creati con delle nanoparticelle lipidiche, quindi la somministrazione avviene attraverso queste nanoparticelle che in realtà vanno un po' dappertutto, non si fermano nel luogo di inoculazione. Questo è stato evidenziato dal fatto che l'RNA messaggero e la Spike sono stati trovati in tutti i tessuti del corpo. Quindi una diffusione molto, molto ampia e quindi anche la possibilità che qualche effetto collaterale possa manifestarsi in zone già modificate, già alterate, già sedi di una patologia nell'organismo. Quindi questo è il motivo per cui insorgono degli effetti collaterali più spesso in determinati apparati, e perché anche possono essere spiegate gli aggravamenti di patologie preesistenti. Questo è quello che si sta verificando ora. Ma numericamente parlando, le persone che segnalano delle problematiche post-vaccino sono numeri importanti o dei numeri, diciamo, non rilevanti da questo punto di vista? Ma è numeri importanti, allora numeri non ci sono, credo ancora, nel senso, o meglio, i numeri che sono stati dati dall'EMA, dall'Agenzia Europea del Farmaco, sono numeri importanti, e questi sono numeri che possono essere, sono a disposizione di tutti e non possono essere contestati, anche perché questi sono tutti degli effetti riconosciuti. Abbiamo inoltre i dati che emergono dal VAERS, che è quell'ente governativo che dipende anche dal Food and Drug Administration e dal Center of Disease Control di Atlanta, che riporta già dalla fine degli anni 90, credo, riporta gli effetti collaterali dei vaccini e riporta anche gli effetti collaterali riconosciuti anche di questi vaccini qui,
divisi non per paese, ma divisi tra gli Stati Uniti e il resto del mondo, e divisi anche per lotti, perché ci sono delle variazioni nel numero di effetti collaterali e anche di decessi tra vari lotti che sono stati somministrati. Quindi ci sono evidenze. E poi c'è la letteratura, perché ogni giorno compaiono dei lavori che vengono pubblicati sulle grandi biblioteche mediche come Public Medicine oppure Cochrane Library, e ogni giorno vengono pubblicati dei lavori che mettono in relazione la comparsa di una determinata patologia e la somministrazione di questi vaccini. Ma diciamo a questo punto al vaccinato cosa possiamo dire? Nel senso, può aspettarsi nel breve periodo degli effetti collaterali oppure diciamo l'attenzione deve essere portata anche più in là nel tempo? Sono dei tentativi di valutazione su questo che sono stati fatti da diversi ricercatori, i quali fanno delle previsioni, e qui non so dire effettivamente quale possa essere la validità, previsioni di possibili insorgenze di effetti collaterali a distanza di tempo fino a 5 anni, o addirittura qualcuno parla ancora anche di più, dalla somministrazione del vaccino. Questo perché, diciamo, da una parte c'è la possibilità che gli effetti sul sistema immunitario che ci sono possano manifestarsi nel tempo, oppure possano essere in qualche modo evocati da contatti con altri virus, oppure con situazioni che in qualche modo producono uno stress sull'organismo e quindi possano far manifestare qualche effetto. Quello che mi preme di dire è questo: come c'è stata nella fase Covid una grossa difficoltà a far sapere alla popolazione che c'erano delle terapie per il Covid, anche se effettivamente chi le praticava era un numero esiguo rispetto al numero totale di medici. Allo stesso modo c'è una notevole difficoltà oggi a far sapere alle persone che esistono dei trattamenti di tipo detossificante, vale a dire la spike produce dei focolai infiammatori in diversi organi. Queste infiammazioni possono automantenersi, oppure generare a loro volta altri tipi di infiammazione in altri organi. Esistono delle sostanze antiossidanti, degli integratori, dei protocolli che permettono di trattare gli effetti collaterali, a meno che non ci siano stati dei danni organici, dei danni che non siano funzionali, ma c'è la possibilità di avere un recupero anche completo di quelli che possono essere i sintomi. Quindi, secondo me, la cosa fondamentale è sapere che c'è questa possibilità. Tant'è che l'ente che ho citato prima, questo centro studi americano, FLCCC, oggi riporta quelli che sono i protocolli o comunque i gruppi di sostanze che possono essere usati per il post-vaccino. Quindi c'è la possibilità di usare questo tipo di sostanze. Nella nostra regione è stato Ippocrate Oca che ha creato il primo centro d'ascolto per long COVID e post-vaccino. Quindi un centro nel quale le persone al quale possono rivolgersi tutte le persone che ritengono di
di avere dei sintomi o derivati da una infezione da Covid-19 oppure da messa in relazione alla somministrazione del vaccino. E queste persone possono essere assistite da personale volontario che si trova nei vari centri e sottocentri di ascolto, ce ne sono sette nella nostra regione adesso, e lì troveranno delle persone formate o psicologi o counselor, e se la loro situazione lo richiede, possono essere poi inviati a fare una visita con medici di riferimento. Io sono uno di questi, per cui posso poi applicare questi protocolli a seconda delle situazioni che ho davanti. Ecco, questi centri sono stati organizzati, ripetiamolo, da chi e se possibile possiamo anche dire dove si trovano nello specifico? Allora, adesso non so esattamente dove si trovino tutti. Allora, Ippocrate Org, l'avevo accennato prima, Sì. è un gruppo, un'associazione che è stata creata da Mauro Rango nel dicembre, credo, del 2020, riunire dei medici che trattassero il Covid-19 sul territorio nazionale, poi in realtà abbiamo trattato persone anche all'estero. Siamo arrivati ad essere attorno ai 140-150 nel 2021. Poi c'è stata una flessione, poi un ulteriore aumento, quindi oggi credo, penso che saremo attorno ai 200-220 medici in tutta Italia. In questa regione qui, grazie al dottor Claudio Lucas e Cristina Di Micheli, che hanno attivamente cercato di formare questo centro, un centro che è nato a Udine a febbraio di quest'anno, e da lì, gestito da volontari, sono poi stati individuati altri luoghi in giro per tutta la regione, perché mi pare che ci siano, ripeto, sette centri di cui credo, ma non sono sicuro, comunque c'è Trieste, Gorizia, non so come, Tolmezzo, credo Pordenone, per cui ecco, un po'. E si accede a questi centri attraverso il sito di Ippocrate.org, che dà poi le coordinate al centro e le persone vengono chiamate, e quindi poi viene fissato un appuntamento e a seconda della loro provenienza geografica nella regione, e quindi poi cominciano a essere seguiti. Ecco, questa è un po' la procedura. Un'ultima domanda, dottor Corbatto. Stiamo andando verso una società di ammalati? Ma diciamo che già prima di questo periodo qui, in realtà la medicina andava verso una prevalenza delle cure. E io non sono d'accordo, ecco, con questo tipo di approccio e di atteggiamento. Io credo profondamente nella necessità non tanto della prevenzione, ma della diffusione di quello che può essere un concetto di salute e di buona salute. Questo è stato applicato anche sempre dalla nostra associazione Ippocrate Org, che ha creato delle scuole per medici oppure per diplomati, o per cercare, e anche per qualunque tipo di cittadino, per cercare di diciamo, formare dei medici in modo molto, molto più ampio di quello che è la formazione tradizionale,
ma soprattutto per centrare tutto sul concetto di salute. E quindi di suggerire alle persone come si può vivere bene, come si può vivere in modo sano prima di arrivare alla necessità di usare farmaci. È chiaro che questo attualmente non è considerato il volume di affari delle multinazionali dei farmaci, non è molto popolare come approccio, per cui in linea di massima tanta spinta viene effettuata in senso contrario a questo. Però questo è quello in cui io credo e quindi diciamo che c'è la possibilità di fare in modo che il futuro dell'uomo non sia quello di una popolazione di ammalati, ma una popolazione di persone che possano, che conoscano quali sono i principi di salute e che possano metterli in pratica. Molto bene, io ringrazio il dottor Giuseppe Corbatto per aver partecipato a questa trasmissione su Radiodiffusione Europea e su Il Vento di Nord-Est. Grazie a lei e agli ascoltatori.